Mario Landi, portiere dell'Olimpia Agnonese, partiamo innanzitutto da te, un inizio di stagione particolare perché molte voci ti accostavano al campo di pietra dove comunque hai svolto qualche allenamento, stavi poi per essere tesserato, ma alla fine comunque si è aperta la parentesi dell'Olimpia Agnonese dove comunque insomma, si sta lavorando per il momento per recuperare qualcosa. Sì, colgo l'occasione per ringraziare il presidente del Campo di Pietra, Nicola Iacovelli, che mi ha dato l'opportunità di allenarmi con loro nell'attesa di una squadra. Poi avevo firmato lì, visto che il mercato era lungo quest'anno, si chiudeva il 30 ottobre, avevo firmato così potevo stare a disposizione e poi nel caso se sarebbe arrivata una chiamata eravamo rimasti che sarei andato via. Alla fine è arrivata la chiamata dell'Agnonese e niente, sono qui. Un tassello importante, la tua persona ovviamente per l'Olimpia Agnonese perché c'è da dare sicurezza soprattutto alla difesa, insomma un portiere esperto come te, sono arrivati comunque altri elementi, il tasso tecnico si è alzato, ma credo che ci siete quasi anche fisicamente. Sì, nonostante siamo partiti in ritardo, adesso abbiamo cambiato parecchie cose, la squadra secondo me è pronta, è forte, infatti non vediamo l'ora di ritornare in campo perché vogliamo dimostrare quello che siamo diventati finalmente. Ecco, secondo te cosa è cambiato maggiormente nel calcio tra la passata stagione, lo stop appunto a febbraio, poi una ripresa, un nuovo stop? Ci sono stati diversi scenari che hanno portato a tanti mutamenti. Sì, diciamo che tra virgolette è un po' una baraonda, non si sa mai se si gioca, non si gioca. Purtroppo non dipende da noi, noi siamo qua, ci alleniamo, siamo a disposizione e quando ci diranno che bisogna giocare, siamo pronti per giocare. Ancora, prossima gara a Vasto, l'Aragona effettivamente tu la conosci molto bene, ci sei stato con l'Isernia, con il Campobasso e tornare lì per te che effetto è? Ah, è sicuramente un campo difficile, ma Vastese gli ultimi anni ha fatto sempre grandi campionati, però noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la nostra partita e come tutte le partite dobbiamo affrontare da qui alla fine dobbiamo provare a fare risultato.